Non mi sono mai sentito James Dean. Sono la brutta copia di un film di Spike Lee. Questo volto evoca qualcuno, il nome pure, il titolo svela l'arcano. Marco Ligabue, salutami tuo fratello. Perché ha scritto questo libro? Ma guarda, questo libro l'ho scritto perché un giornalista amico mi ha fatto capire che avevo vissuto un'esperienza unica nella musica, ovvero da essere stato prima fan, addetto ai lavori, collaborando con Luciano, musicista, cantautore, sono il fratello di una grande rockstar come Luciano, ho detto forse un po' di cose da raccontare possiamo averle, e quindi mi sono messo durante il lockdown a scrivere capitolo dopo capitolo ed è uscito Salutami tuo fratello. Dal titolo si capisce qual è l'esperienza ricorrente del familiare di un personaggio famoso. Lei l'ha presa in allegria, però. Guarda, quando ero piccolo me lo dicevano in paese, a Correggio, no? Conoscenti, amici, parenti. Poi dopo, dal 90, quando Luciano è esploso con Balliamo sul mondo, è stata una nazione intera che me lo ripeteva. In realtà l'ho vissuta sempre molto bene, perché mi sembrava di... Quando anche mi chiedevano qualcosa su mio fratello, quando alla fine di ogni discorso mi dicevano salutami tuo fratello, per me era un po' fare parte di... del suo successo, della sua felicità, di quello che gli stava capitando. Era successo suo, ma anche della nostra famiglia, del nostro paese. Diciamo che dopo ha cominciato magari a essere un po' una chiave diversa quando ho deciso di fare la stessa cosa di Luciano, quindi di complicarmi la vita, di fare il cantautore. Non era meglio cambiare cognome vista la popolarità del fratello Luciano? Sì, guarda, no, io sono partito tra l'altro tardi da cantautore perché... Insomma, prima sentivo troppo il peso di avere un fratello così famoso, poi a 40 anni sono diventato papà, mi sono liberato, ho detto no, adesso io esco e come Marco Ligabue non voglio neanche un pseudonimo, non devo scappare da nulla, tantomeno da un cognome di cui vado orgoglioso, quello che mi ha tramandato mio padre. E la cosa che mi ha stupito di più sono stati soprattutto i concerti. Io ho fatto 600 concerti in 8 anni nelle piazze italiane e riesco a entrare subito in empatia col pubblico e facciamo 2 ore proprio a bomba nelle piazze dove faccio le mie canzoni che non sono ancora conosciutissime, ma riesco a catturare il pubblico e finiamo il concerto con tutta la gente che mi viene ad abbracciare, una soddisfazione incredibile. E 50 anni tra via Emilia e blue jeans sognavamo una vita da Come lei è andato ai concerti di Luciano? Anche Luciano è venuto ai suoi? A Luciano è venuto al primo concerto. È chiaro che cerca di farlo un po', diciamo così, delicatamente, perché insomma è una figura che si fa, cioè la noti se viene a un mio concerto. Mi ha dato tante dritte, diciamo, anche all'inizio è stato molto importante, mi ha dato una dritta importante nel lanciarmi da cantautore. Quando è venuto ai primi concerti mi ha detto di essere il più naturale, il più spontaneo possibile, alcuni suggerimenti semplici ma davvero molto preziosi. C'è molto sentimento familiare in queste pagine, è importante? Io penso di sì, la famiglia per noi è importantissima, mamma e papà tra l'altro fondarono una balera nei primi anni 70, quindi noi siamo cresciuti nella musica, in questa grande festa generale della loro balera, e ci siamo sempre voluti molto bene in famiglia, senza troppe smancerie, senza troppo magari dimostrarlo, però siamo una famiglia davvero molto unita. E in questo libro racconto anche molto del rapporto che ho con Luciano in casa, perché magari uno... conosce il Ligabue di San Siro, il Ligabue di certe notti, no? Però dopo c'è anche un Luciano con cui andiamo a prendere la prima chitarra insieme, mangiamo i tortellini, i cappelletti insieme, cioè ho cercato di raccontare proprio la vita di una famiglia che curiosamente è molto unita e fa specie, perché vedo che di solito tutti pensano che tra fratelli ci sia qui chissà quale diatriba, quale bisticcio, invece io e Luciano andiamo d'accordo, ci vogliamo bene, sembra strano ma strano non è. Vado a caso, sbaglio tutti i pezzi del puzzle, anche se giri per casa il nostro gioco di sguardi ora è un incastro sbagliato. Il commento di Luciano su questo libro? Allora, io non gli ho detto niente a Luciano del libro fino alla fine, cioè quando l'avevo praticamente finito il manoscritto, una sera ho detto Luciano dobbiamo uscire a cena io e te, e siamo andati a cena, gli ho consegnato questo plico di fogli stampati da Word e gli ho detto ho scritto questo libro e ovviamente tu sei molto presente, quindi ci terrei che lo leggessi, per avere un tuo parere, anche per capire se non ho sbagliato qualcosa, qualche data, qualche dettaglio. Fa sì, adesso con calma me lo leggo. In realtà la mattina dopo mi ha chiamato e ha detto fa Marco, io ho già letto tutto. È un libro che scorre velocissimo e ti faccio i complimenti, fa, perché è una rara visione del mondo che brilla proprio di forza di volontà, di passione.
io giuro, mi si è fermato il cuore, no? Perché oltre che il parere di un fratello, c'è Luciano, uno che di poche parole, ma quando le dice hanno un peso specifico importante. Poi dopo qualche ora mi ha scritto anche quelle due righe che poi ho messo in quarto di copertina. Per me è una grande soddisfazione. Mi hai lasciato tu?